dell'orto di casa che adesso non c'è più, e sono praticamente delle segnalazioni che ci hanno consentito di ricostruire, ad esempio, un tessuto praticamente agricolo esistente su un'area che noi adesso vediamo fortemente urbanizzata, che prima non pensavamo potesse esistere: l'esistenza di veri e propri poderi, l'esistenza di vere e proprie cooperative agricole. Che diciamo informali, perché erano cittadini che avevano praticamente l'orto e si scambiavano semplicemente le competenze e le semenze, però era una realtà esistente, quella è storia, quella è patrimonio culturale che adesso non esiste più, quindi è immateriale. Allo stesso tempo abbiamo avuto la segnalazione dell'esistenza di alcuni siti archeologici che sono stati ricoperti dalle sovrintendenze, però che non sono stati neanche censiti dalle sovrintendenze, che sono particolarmente importanti, per cui abbiamo scoperto, per esempio, a ridosso di Via Capua esisteva un grosso complesso romano che non era stato praticamente, era stato scoperto per un lavoro di conduttura idrica, è stato ricoperto, è stato censito, ma attraverso, seguendo il filo di questa segnalazione, noi siamo arrivati alla scoperta di un mausoleo che si trova inglobato all'interno dell'ex ospedale Vannini, che fortunatamente è stato censito dalla sovrintendenza. Ecco, questi sono due esempi di cose immateriali e invisibili che ci hanno consentito praticamente di tirar fuori praticamente del valore aggiunto che abbiamo aggiunto all'ecomuseo, e siamo riusciti a interpretare meglio il nostro territorio, a capirlo molto meglio e a rendere praticamente i cittadini partecipi di una costruzione di una memoria condivisa e collettiva che pian piano stava andando, diciamo, scomparendo. Senti Claudio, noi non possiamo che farvi i complimenti per la vostra attività, per questa spinta popolare di difesa e di valorizzazione del proprio territorio. Prima di salutarci, le vostre prossime iniziative, dov'è che i nostri ascoltatori possono venire a incontrarvi e a conoscervi nelle prossime settimane? Avete qualcosa in programma per i prossimi mesi? Allora, noi stiamo in questo periodo stiamo spingendo moltissimo con l'attività praticamente di racconto del territorio attraverso le domeniche dell'Ecomuseo. Sono delle passeggiate un po' particolari, non sono delle semplici visite guidate, perché quello che andiamo a raccontare sono solo ed esclusivamente i punti che i cittadini hanno riconosciuto attraverso i nostri laboratori di partecipazione come rappresentativi dello spirito dell'anima, sono i luoghi dell'anima del territorio che noi andiamo a raccontare. E quindi abbiamo unito questi punti in una mappa e facciamo dei percorsi in cui spieghiamo queste cose. Ad esempio, facciamo un tour della street art completamente diverso da quello che fanno tutti gli altri. Alcune opere molto belle, molto importanti, neanche le consideriamo perché non sono considerate dai cittadini delle opere Allora, dici rappresentative. E velocemente quindi la prossima data, il prossimo evento e ci salutiamo. la prossima data c'è cioè il 14 maggio, ci sarà un tour nel patrimonio del sacro e del religioso, quindi andremo a conoscere la policonfessionalità di Perpignattara, moschee, centri indù, chiese cattoliche, pentecostali, mentre invece il 21 andremo a scoprire, per così dire, il paesaggio agricolo che sopravvive all'interno della città di Perpignattara. Tutte le informazioni le trovate sempre sul sito comuseocasilino.it, dove in home page ci sarà sempre il lancio della prossima passeggiata con l'appuntamento e la forma di registrazione. Benissimo, allora invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il vostro sito, avete anche la pagina Facebook. Grazie mille Claudio, Grazie. complimenti, a Grazie a presto. voi, Buon grazie a voi, pomeriggio. grazie mille. Buon pomeriggio, buona serata. Sempre molto bello quando i cittadini si prendono così Sì. tanto cura del proprio territorio, lo difendono, lo valorizzano. Sì, e poi quello è il modo di viverlo, di valorizzarlo al meglio. Allora, questo bellissimo esempio dell'Ecomuseo Casilino ci ha permesso di andare in alto, di volare in alto. E quindi abbiamo la possibilità di toccare il cielo, ma di più, di baciare il cielo. Ci risentiamo tra poco, adesso vi lasciamo a Kiss the Sky. Take a sip now, take it down, take it down now.
Buon pomeriggio, ben ritrovati sempre su Radio Roma Futura e cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo ancora una volta e andiamo questa volta al Teatro Villa Panfili. Abbiamo con noi la direttrice artistica Veronica Olmi. Buonasera Veronica, benvenuta. Buonasera. Ciao Veronica. Eccoci. Buonasera. Veronica, dunque avete in programma per domenica 30 aprile un progetto bellissimo, un progetto di teatro sensoriale. E ci racconti brevemente che cos'è il teatro sensoriale? È il nostro spettacolo che presentiamo domenica 30 al Teatro Villa Panfili, è La bambina dei fiammiferi, dalla piccola fiammiferaia di Andersen, ovviamente tutta rivista e rielaborata, e la cosa appunto particolare è che cercheremo di attivare altri sensi che qualche volta vengono usati un pochino meno. In questo caso il pubblico entra bendato in sala, sono massimo 25-30 spettatori, infatti lo replicheremo 4 volte e cercheremo di attivare quindi le orecchie, il naso, quindi gli odori, l'udito, olfatto, tatto, e 10-12 artisti dal vivo immischiati tra il pubblico che entra bendato sin dalla porta, quindi c'è sempre un po' di timore di dove si viene portati e cosa potrà accadere. Poi dopo, quando si siedono e si rilassano, in realtà sono circondati dalle voci, dalla musica dal vivo e dagli odori e dalle sensazioni che questi attori dedicano per questi 25 minuti di narrazione, e teatro sensoriale in questo senso, appunto, dove si attiva un'attenzione diversa da quella che cui siamo abituati. Molto bene, ma La bambina dei fiammiferi, ci dicevi, è tratto, riadattato da una fiaba. Andersen, che è La piccola fiammiferaia, sì. Quindi, insomma, nota a tutti quanti, ma a chi si rivolge? Non credo sia uno spettacolo solo per bambini. No, non è per bambini, è per tutte le età, e chi ha voglia di ascoltare le storie, e questa in particolare di ascoltarla in un modo, diciamo, meno consueto. Noi consigliamo dai 7 a 8 anni in su, non più piccoli, a meno che i più piccoli non abbiano voglia di essere bendati, tanto entrano comunque con un adulto. E noi l'abbiamo già fatto in passato anche con altri titoli, l'ultima volta era Il gigante egoista, questa è la compagnia Teatro Stabile di Abruzzo che viene, Mario Fracassi è l'ideatore di questo tipo di teatro e di queste storie. L'abbiamo, dicevo, già proposto nei mesi passati con altri titoli e la partecipazione è stata molto assidua, e devo dire che c'era veramente di tutto, fino a persone di anta, ma in là con gli anni, e anche questo offrirlo insieme, tutti quanti con lo stesso timore, perché poi quando ci si bendano gli occhi si azzera un po', no? Certo. E quindi non è più questione di età, ma è solo una questione di voglia di farlo, di mettersi in gioco e di ascoltare non solo con le orecchie, ma
appunto, questa volta si ascolta con il naso, o anche con le mani. Spesso la vista ci blocca un po', no? Blocca gli altri sensi, quindi sì. Invece il fatto di essere bendati permette anche un po' di recepire sensazioni che solitamente sì. Siamo così certo. Distratti dalla vista. Perdiamo le altre inibizioni sensoriali. Sì, o comunque li teniamo lì stupite. Io stessa la prima volta che lo vidi è stata una sensazione molto particolare, perché all'inizio appunto ero tutta rigida e timorosa, dico oddio che mi fanno, e nel momento in cui invece devi essere rilassare purtroppo è quasi finito. Infatti la cosa è che mentre finisce io per prima, ma ho visto anche tutto il resto del pubblico e poi negli anni ho incontrato, dicono no, come, è già finito, perché allora ecco quel timore e quella rigidità iniziale di dire oddio ma che sto a fare, ma che mi faranno adesso, e si mette via, no? E allora rimane semplicemente il piacere di vedere cosa succede, di ascoltare attraverso tutti i sensi una storia che poi è bellissima, è antica, è una delle più antiche, poi insomma la versione di Anders più o meno è conosciuta e questa ovviamente è rielaborata, ma insomma avere la sensazione sulle mani o sulla faccia che cada la neve o che è la notte di Natale e tutti cucinano e dalle case vengono fuori gli odori e realmente sotto il naso arrivano questi odori e realmente nelle mani cade un qualcosa che può somigliare alla neve, ecco, se uno si rilassa e si lascia andare è un bel teatro, è un bel momento e sono insomma 20 minuti che scorrono via veloci ma intensi e piacevoli. Inoltre tutte le musiche, le canzoni sono eseguite dal vivo, dico dal bene? Vivo. Sì, sì, sono dal vivo, c'è un pianoforte, c'è la fisarmonica, c'è il violino, ci stanno i flauti e arrivano dentro le orecchie perché gli attori si muovono, il pubblico sta fermo in cerchio, bendato per l'appunto, già dall'ingresso, quindi non sa dove entra e quindi ci sono anche volumi differenti perché quando ti è vicino lo senti in un modo, quando lo è lontano lo senti in un altro, quindi dà anche un'altra idea di spazio, no? di luogo e di dimensioni, e questo appunto bisogna i primi minuti abituarsi un po', che è proprio un'altra cosa, e poi ci si lascia portar via. Senti, dopo tutta questa bellezza, qualche informazione tecnica, essendo uno spettacolo così particolare, c'è un numero ristretto di spettatori per ogni ripetizione? Noi facciamo entrare massimo 30 persone ogni replica, per questo ne facciamo 4, una alle 12, una alle 13, una alle 14 e una alle 15. L'ingresso è 5 euro. E fuori, mentre si aspetta anche per non annoiarsi, abbiamo convocato i ragazzi e i bambini che ci seguono sempre, a noi del Teatro Verde ormai da anni, e nel giardino del teatro sarà allestito un mercatino dello scambio e del baratto autogestito dai ragazzi, dagli 8 ai 12 anni, quindi mentre fuori si gioca io vendo e tu compri, io scambio, io ti do una figurina, tu me ne dai due, eccetera, eccetera, anche questo è uno dei giochi più vecchi del mondo, e ci si prepara e ci si mette in attesa del proprio turno, quindi comunque è meglio prenotare e comunque sperando che sia una bella giornata, lo speriamo davvero, certo non ci si annoia anche fuori, anche a guardare con curiosità chi esce, no? La faccia di quelli che escono, vedere le emozioni. Come si faceva al cinema una volta. Adesso qual è la sensazione? Sì, esatto, dice, che ti hanno fatto? Che è successo là dentro? Però è buffo vedere come entrano e come escono, no? C'è una faccia stralunata quando escono, di essere trasportati da qualche altra parte. Questa è una delle soddisfazioni più grandi, devo dire. Molto allora, bello. Io direi grazie mille, grazie. Veronica, di questo intervento. Ricordiamo, l'abbiamo detto, domenica. Da mezzogiorno in poi, 4 repliche, una ogni ora, e ricordiamo al Teatro Villa Panfili. Teatro Villa Panfili, l'ingresso è di via San Pancrazio 10 oppure di piazza San Pancrazio 9, sul sito si trovano tutte le informazioni, se ci chiamate per prenotare è meglio, se no certo non vi mandiamo via, in qualche modo facciamo. Allora diamo anche il numero per le prenotazioni, così sì, chi vuole può segnarsi. 06 58 14 176, ma insomma ripeto, non vi mandiamo via. Benissimo, grazie mille, grazie. Monica, buon lavoro. E allora, buon no, non si dice buon, no, non teatro, si dice buon nulla. A presto. Alla...